Canto 12. Parimenti curvo e lento, come buoi aggiogati che camminano l'uno accanto all'altro, io camminavo a fianco di Oderisi, anima ancora carica del masso della superbia e vanagloria, finché lo permise il mio affettuoso maestro. Ma quando disse: «Lascia Oderisi e passa oltre, perché in fondo qui è bene che ciascuno, per quanto gli è possibile, spinga avanti la sua barca ed affretti quindi il tempo della sua purificazione con ogni mezzo». Mi rifeci dritto così come per l'uomo è naturale camminare, sebbene i miei pensieri rimanessero ben disposti verso l'umiltà e privi di ogni superbia. Mi mossi e seguivo volentieri i passi del mio maestro. E già entrambi camminando speditamente mostravano quanto fossimo più agili di quelle anime cariche dei macigni. Poi egli mi disse: «Volgi lo sguardo in basso, ti sarà utile osservare con soddisfazione il pavimento della cornice su cui appoggi le piante dei tuoi piedi». Affinché la memoria rimanga viva, si legge spesso a terra sopra le tombe dei morti, cioè che il defunto era stato in vita, e per questo lì sulle tombe spesso accade da parte dei parenti che si ritorni a piangere per il ricordo pungente che, soprattutto agli animi pietosi, stimola dolore. Così, nello stesso modo, simili a quelle tombe a terra, io vidi lì, in quella cornice del purgatorio, scolpito, con perfetta realizzazione per lo stile artistico, tutto lo spazio che sporge dal monte e che forma il percorso dei pentiti. Da una parte di quel percorso vedevo Lucifero, che fu creato da Dio come la più nobile di tutte le creature, precipitare come una folgore. Vedevo dalla parte opposta a quella di Lucifero, raffigurato in atto di giacere trafitto dalla saetta di Giove, mentre stava cadendo a terra con il suo grande corpo reso inerte dal gelo della morte, il superbo Briareo. Vedevo Apollo, Pallade e Marte, ancora armati intorno alla difesa di Giove, in atti miranti a colpire le membra dei giganti, dilaniate e sparse sui campi di Flegra, che stavano lì a dimostrare chiaramente la superbia umana e superumana, punita dagli dèi. Vedevo Nembrot ai piedi della grande torre, confuso e stupito per la confusione delle lingue ed in atto di guardare fisso i compagni che furono superbi come lui, costruire nella pianura di Sennar la torre per giungere sino al cielo. Oh Niobe, ti vedevo raffigurata con quegli occhi addolorati, in quei rilievi della strada, in mezzo alle tue sette figlie e ai tuoi sette figli, che tutti quanti erano stati uccisi da Apollo e Diana, per punire la tua superbia contro la loro madre, Latona. Oh Saul, anche tu apparivi qui, vinto dai Filistei, morto sulla tua spada, nelle montagne di Gelboè, località che in seguito non poté più sentire il ristoro della pioggia e della rugiada, essendo stata condannata alla sterilità da Dio. Oh, temeraria Aracne, io vedevo anche te raffigurata sul pavimento, nell'atto della tua trasformazione in ragno, addolorata in mezzo alla tela che da te fu ricamata e fu stracciata da Minerva, per tua sventura. Oh, Roboamo, figlio e successore di Salomone, la tua immagine qui lievemente scolpita non appare più nell'atto di minacciare il popolo, bensì appare piena di spavento, mentre un carro la porta via in fuga, e senza che nessuno nemmeno ti insegua, tu fuggi nel timore di essere catturato. Il pavimento marmoreo mostrava inoltre come Almeone, figlio di Anfiarao, fece pagar caro a sua madre, Erigile, uccidendola, quella collana che portava sfortuna alle donne che l'avessero indossata per vanagloria femminile.
Il pavimento mostrava inoltre come i figli si lanciarono contro il padre Sennacherib, che, tornato dalla guerra contro Gerusalemme, a Ninive, fu massacrato dai figli mentre pregava nel tempio, e lì fu lasciato. Il pavimento mostrava la strage del crudele strazio che Tamiri, terribile regina degli Sciri, fece dell'esercito persiano e del corpo di Ciro, dopo avergli detto: «Hai avuto sete di sangue ed io di sangue ti sazio». Il pavimento mostrava inoltre come gli Assiri fuggirono quando ebbero la prova della morte di Oloferne. Vedevo Troia già arsa e rovinata. Oh, superba Troia, come ti mostrava in spregevole stato la rappresentazione che lì si poteva ammirare! Quale maestro di pennello o d'intaglio è mai esistito che avesse la capacità di rappresentare le immagini di contorni di quelle opere, che li avrebbero sbalordito anche il più fine ed esperto intenditore di tale tecnica artistica? I morti sembravano morti, ed i vivi apparivano vivi in quei bassorilievi, tanto che chi a suo tempo vide il vero, cioè chi assistette realmente a quei fatti lì raffigurati, non vide meglio di me e più dal vivo di quanto non vedessi io tutte le immagini che calpestai per tutto il tempo che andai a capochino. Ora continuate pure ad insuperbirvi e andate pure con il viso altero, o figli di Eva, e non abbassate il volto così da poter vedere la vostra cattiva strada. Da noi era stata ormai percorsa la maggior parte del cammino intorno al monte, e nel frattempo era stata consumata, della giornata, una parte maggiore di quanto non si fosse reso conto il mio animo, che non era libero di camminare, perché era tutto intento ad osservare gli esempi di superbia punita. Quando Virgilio, che camminava sempre attento a guardare davanti a sé, cominciò a dire: «Drizza il capo! Non è più tempo di camminare assorto nella meditazione come hai fatto finora. Vedi là un angelo che si avvicina verso di noi. Vedi che la sesta ora del giorno ritorna dall'aver fatto il suo servizio al giorno. Cioè la sesta ora, ovvero il mezzogiorno, è già passato. Allora con il volto e con tutta la tua persona assumi un atteggiamento di riverenza, in modo che, vedendo che è tutto in ordine, l'angelo si convinca ad inviarci su, verso il secondo girone. E pensa infatti che questo tempo ormai trascorso non spunterà mai più all'orizzonte, perché appunto il tempo perduto non si può mai più riacquistare». Io ero talmente abituato ai suoi ammonimenti che egli ormai su questo argomento non poteva più parlarmi in modo oscuro ed incomprensibile. Veniva intanto verso di noi quella bella creatura vestita di bianco e luminosa in volto come una stella mattutina. Aprì le braccia e quando aprì le ali e disse: «Venite, qui vicino ci sono i gradini e ormai si sale facilmente. Dopo la purificazione dal peccato di superbia, a questo invito di salire pochissimi vengono. Oh umanità creata per salire in paradiso, perché così miseramente ti lasci abbattere da quel debole soffio di vento che è la vanagloria?» L'angelo ci condusse poi dove il monte era come diviso in due parti. In quel punto mi colpì con le ali in mezzo alla fronte, per cancellare la prima P. Quindi mi assicurò che la salita al secondo girone si sarebbe compiuta senza impedimenti. Sul monte alle croci è posta la chiesa di San Miniato a Monte, che domina la malgovernata Firenze. Sulla destra, per chi sale il monte, dalla parte sopra il Ponte delle Grazie, chiamato anche Ponte di Rubaconte, ad un certo punto la pendenza della salita si attenua e si agevola per mezzo di scale che furono fatte in tempi in cui a Firenze non si falsificavano gli atti pubblici né le doghe dello staio, cioè la pubblica misura del sale. Così allo stesso modo era più agevole l'erta della ripa, la parete che scendeva quasi a perpendicolo dal girone sovrastante.
Comunque le alte pareti di pietra, da una parte e dall'altra, sfioravano chi avesse voluto salire. Mentre noi ci volgevamo verso la scala, varie voci cantarono le parole dell'angelo: «Beati i poveri in spirito!» in modo così modulato che nessun linguaggio umano ne potrebbe descrivere la dolce melodia. Ahi, quanto sono diversi qui gli ingressi, cioè le situazioni e le circostanze che accolgono le anime rispetto a quello che accade in questi casi nell'inferno. Qui nel purgatorio si entra accolti da canti di beatitudine, espressi melodiosamente da angeli, mentre nell'inferno questo accade solo con lamenti che esprimono dolore e ira. Già salivamo su per i santi gradini e mi pareva di camminare più leggero su quella salita di quanto non fossi stato leggero prima di allora su di un terreno pianeggiante. Per cui dissi: «Maestro, dimmi, quale peso mi è stato tolto, tanto da non farmi sentire più la fatica di salire?» «Quando le rimanenti pi, che per il momento non si sono ancora completamente cancellate dalla tua fronte, saranno del tutto scomparse, i tuoi piedi saranno così spinti dalla buona volontà che non solo non sentiranno più fatica, ma sarà per loro un diletto l'esser spinti a salire». Allora io feci come coloro che camminano con qualcosa in testa senza saperlo o senza essersene accorti. Se non che i cenni degli altri lo fanno sospettare d'aver qualcosa d'insolito, per cui la mano si ingegna ad informarsi, a rendersi conto di quel che c'è, e cerca e trova e con il tasto adempie a quelle funzioni che non può adempiere con la vista. Ed ecco che con le dita allargate trovai soltanto 6 delle 7 P che l'angelo portiere aveva incise nella mia fronte, e questo succedeva perché la mia coscienza si era liberata dal peccato della superbia. Virgilio, guardandomi con indulgenza e comprensione, sorrise.